Benvenuti a questo speciale Class NBC dagli studi di Londra di CNBC Europe. Oggi il nostro gradito ospite Vincenzo Scarpetta, political analyst Open Europe. Benvenuto, bentornato, anzi grazie per essere con noi quest'oggi, Vincenzo. Naturalmente il tema Grecia rimane uno dei temi caldi comunque a livello internazionale e potrebbe essere si potrebbe essere comunque ormai vicini ad una soluzione. Verrà accolta questa lista di riforme? Per il momento sembra piacere, effettivamente è in linea con quelle che erano le richieste dell'Eurogruppo, anche se Dijsselbloem ha detto ci vorranno tempi lunghi. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo. La lista è stata inviata e a quanto pare le tre istituzioni, la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale, quelle che una volta si chiamavano la Troica ma che adesso dobbiamo chiamare le istituzioni, hanno già dato l'ok. Poi adesso toccherà ai ministri delle finanze della zona euro dare l'ok definitivo e si potrà proseguire da qui in avanti con l'approvazione da parte dei parlamenti nazionali. Ci sono alcuni parlamenti, ad esempio in Germania, in Finlandia, credo anche in Estonia, che dovranno votare su questa estensione, su questo prolungamento dell'accordo. La lista è stata divulgata, è stata pubblicata. Devo dire che l'impressione che ho avuto è che rispetto a quelle che erano le promesse elettorali fatte dal primo ministro greco Tsipras, la lista è molto più cauta, per esempio per quanto concerne l'aumento del salario minimo. Adesso si dice nella lista che verrà fatto dopo aver consultato e dopo aver ascoltato l'opinione, il parere delle istituzioni, la stessa cosa per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione, per quanto riguarda le privatizzazioni. Il governo greco si è impegnato a non mettere in discussione le privatizzazioni che erano già state effettuate dal precedente governo greco e di analizzare le successive caso per caso. Diciamo che effettivamente la Grecia ha fatto dei passi avanti, insomma, per andare incontro a quelle che erano le richieste dell'Eurogruppo, quindi da quello che vediamo. O dei passi indietro, dipende dal punto di vista, perché a questo punto io credo che sarà piuttosto difficile per il governo greco spiegare agli elettori che questa è stata una vittoria diplomatica di Syriza e del nuovo governo greco, delle sue strategie nel negoziato con i partner europei. Devo dire che questa trattativa si è conclusa per il momento, perché poi per quanto concerne l'accordo a lungo termine bisognerà ancora vedere, evidenzia una serie di contraddizioni, per esempio il fatto che il governo greco non aveva un mandato per poter mettere sul tavolo l'opzione di un'uscita dall'euro qualora le trattative si fossero messe male, perché come sappiamo la maggioranza degli elettori greci vuole rimanere nella moneta unica, quindi diciamo che si sono evidenziate le contraddizioni, nel senso che Syriza aveva fatto delle promesse di politiche di sostegno della domanda attraverso aumenti di spesa pubblica che non sembrano possibili con quelle che sono le regole attuali all'interno della zona euro. Questa contraddizione è venuta fuori durante i negoziati e quindi Tsipras si è trovato un po' tra l'incudine e il martello. Ecco, quindi naturalmente, come diciamo, negoziazioni che sono state un vero braccio di ferro per il momento, e sì, quando dicevamo appunto Syriza ha fatto dei passi avanti, nel senso proprio per andare incontro a quelle che erano le posizioni molto molto rigide, in questo caso in particolare della Germania. Potrebbe essere, se andasse in porto questa trattativa, una vera vittoria della Germania, della Merkel in primis? È vista così, almeno finora, dall'opinione pubblica, non solo quella greca? Diciamo che entrambe le parti in questo momento stanno cercando di vendere questo accordo come una vittoria. È chiaro che il governo greco ha dovuto in ultima analisi cedere e adeguarsi, attenersi a quelle che sono non soltanto le regole della zona euro ma quelle che sono poi quelli che erano gli impegni presi dal predecessore. In pratica il primo ministro greco Tsipras ha provato ad ergersi a paladino della lotta all'austerità e sperava in questo modo di ottenere più sostegno, io credo, soprattutto in Europa del Sud, ma nonostante i toni più conciliatori ad esempio di Francia e Italia, anche lì per quanto riguarda enfatizzare l'importanza di rispettare le regole, anche Roma e Parigi erano tutto sommato dalla parte di Berlino, quindi se dovessi scegliere un vincitore direi che ha vinto più la Germania che la Grecia. Ecco, le motivazioni per cui Italia, Francia, ma anche e soprattutto forse Spagna, Portogallo hanno in realtà poi appoggiato, diciamo, la Germania piuttosto che la Grecia, è legato al fatto che questa rigidità
l'Italia da tempo sottolinea che ci vuole flessibilità e vorrebbe dare un addio all'austerity, quindi la posizione iniziale sarebbe stata la stessa. Però dicevamo, è dovuto al fatto che comunque non si vuole dare poi non si vuole creare un precedente, dando comunque troppa apertura alla Grecia, rendendo troppo flessibili le regole, soprattutto per quei paesi che hanno dovuto fare dei grossi sacrifici, Portogallo, Irlanda in primis, e naturalmente anche la Spagna, che in parte il bailout l'ha avuto, soprattutto sulle banche, come sappiamo. Può essere questa una delle motivazioni? Sì, sì, sono perfettamente d'accordo con questa chiave di lettura, soprattutto Spagna e Portogallo. Spagna e Portogallo hanno elezioni quest'anno e guarda caso i governi in carica sono quelli che hanno dovuto mettere in pratica delle politiche così impopolari di tagli al bilancio e di riforme strutturali, quindi è chiaro che intorno al tavolo negoziale sia Spagna che Portogallo non avevano un grosso interesse a che Syriza potesse vincere e potesse ottenere delle concessioni importanti, perché sarebbe stato come dire agli elettori spagnoli e portoghesi che un'alternativa a queste politiche è possibile, quindi non mi ha sorpreso poi leggere in alcune agenzie di stampa che Spagna e Portogallo siano stati tra i paesi più duri durante queste trattative. Per quanto riguarda Francia e Italia si sono assunte più o meno la responsabilità di fare da paesi mediatori tra la Grecia e il nord, più austero, più rigido, ma comunque, ripeto, sia Matteo Renzi che il presidente francese Hollande hanno enfatizzato ripetutamente l'importanza di attenersi alle regole, perché naturalmente se il governo greco dopo le elezioni fosse riuscito a rivoluzionare l'intero assetto, non sarebbe stato conveniente dal punto di vista politico per nessuno dei governi in carica. Ecco, diciamo anche che in questo momento Dijsselbloem comunque rimane prudente, però sembra che appunto la trattativa poi vada in porto, che si riesca ad avere in ogni caso questa estensione di 4 mesi confermata, e poi ci sarà una rinegoziazione di un piano che per il momento appunto ancora rimane aperta qui la posizione. Per quanto riguarda anche una situazione importante comunque come quella della possibilità di default greco, di uscita della Grecia, siamo assolutamente lontani, è stato scongiurato il pericolo, anche se rimane ancora qualche dubbio, qualche appunto incertezza? Solo nel breve periodo direi, perché comunque questa estensione di 4 mesi lascia un margine piuttosto limitato di tempo per un negoziato con i partner europei della Grecia per arrivare poi ad un accordo di più ampio respiro e di lungo periodo. È importante sottolineare che 4 mesi di estensione significa che questa estensione scadrà alla fine di giugno, e non va dimenticato che durante l'estate, tra luglio ed agosto, il governo greco dovrà restituire intorno ai 7 miliardi di euro alla Banca Centrale Europea, quindi torneremo di nuovo tra 4 mesi a parlare del rischio di default, del rischio di uscita della Grecia dall'euro. Quindi tutto solamente rimandato. Vediamo un attimo i punti insieme allora di questa lettera, perché come stavamo dicendo ci sono dei punti interessanti. In realtà poi diciamo che la Grecia comunque ceduto proprio per venire incontro alla richiesta dell'Eurogruppo su diversi temi. Parliamo per esempio dei salari, il salario minimo, che è un problema che poi ha toccato anche l'Italia, perché effettivamente da noi il salario minimo non è stato alzato, non è stato toccato per il momento, e naturalmente ci si chiede perché poi lo si dovrebbe fare per esempio in Grecia, così come su altri temi caldi. Cerchiamo di analizzare quali sono i punti più importanti, i punti chiave di questa lettera allora della riforma inviata dalla Grecia all'Eurogruppo. L'aumento del salario minimo era un punto chiave della campagna elettorale di Syriza e di Tsipras. La questione qui ancora una volta è avere una moneta unica con 19 democrazie nazionali, in certi casi pone dei problemi. E posso fare un esempio molto rapido, quello ad esempio della Lituania. La Lituania è l'ultimo paese ad essere entrato nella zona euro, e il salario minimo ad esempio in Lituania è di 300 euro al mese, quindi si pongono problemi del genere. È giusto che un paese come la Lituania contribuisca a dare aiuti alla Grecia per permettere poi al governo greco di alzare il salario minimo a 750 euro al mese? Tutti questi dilemmi che si creano sono appunto l'espressione della costruzione attuale dell'euro, dove appunto abbiamo una moneta unica ma 19 paesi e 19 cicli economici, 19 contesti molto diversi tra di loro. Certo. Altri punti importanti, privatizzazioni, assolutamente, sì. Anche qui il governo greco durante la campagna elettorale Syriza aveva promesso di fermare immediatamente
immediatamente il processo di privatizzazione. Adesso il tono si è moderato molto. Innanzitutto non verranno messe in discussione le privatizzazioni già effettuate dal precedente governo, come dicevo prima. Poi quelle che sono già in corso, cioè laddove c'è già un'asta in corso per di questi beni pubblici, anche qui non verranno interrotte, non verranno ritirate dal mercato e le successive privatizzazioni verranno prese in considerazione una per una, quindi anche in questo caso mi sembra che la posizione di Siriza, la posizione del governo greco si sia moderata e ci siano stati dei passi indietro piuttosto significativi. Poi ci sono altre riforme importanti, c'è quella della pubblica amministrazione, c'è quella del mercato del lavoro. C'è un altro punto importante, mi permetta di interromperla Vincenzo, che è anche quello della lotta comunque all'evasione fiscale e alla corruzione. Si è parlato soprattutto della lotta alla corruzione nella lettera, però immagino che poi vada a braccetto anche con la lotta all'evasione fiscale, che è uno dei grossi problemi che praticamente non solo la Germania ma il mondo intero comunque rimprovera alla Grecia. Cioè, si farà veramente qualcosa, si riuscirà soprattutto a affrontare questo problema e se non a risolverlo, perché naturalmente i tempi non sarebbero brevi, però comunque a mostrare che la volontà di risolvere quel problema tra i principali c'è. Altro tema importante, sono assolutamente d'accordo. Mi sembra che le misure proposte nella lettera siano interessanti e da prendere in considerazione. In generale la lotta all'evasione fiscale, la lotta alla corruzione è la parte meno problematica di questa agenda di riforme, perché è chiaro che qualsiasi proposta in questa direzione da parte della Grecia sarebbe stata accolta a braccia aperte dagli altri paesi della zona euro. È importante sottolineare, non soltanto per quanto concerne la lotta all'evasione fiscale e la corruzione, ma per quanto concerne la lista in generale, che non ci sono numeri. Cioè, una volta letta questa lista di proposte, di riforme, non ci sono cifre, non ci sono per il momento stime di quello che potrebbe essere l'impatto a livello di finanza pubblica in Grecia. E poi un altro punto importante sempre della lettera concerne quella che il governo greco sta chiamando la crisi umanitaria in Grecia, quindi una serie di misure che Siriza aveva proposto nel cosiddetto manifesto, nel cosiddetto programma di Salonicco, il manifesto economico di Siriza, quindi elettricità gratis. Esatto, mi perdoni, ma qui abbiamo una soglia di povertà altissima per un paese come la Grecia, che è comunque un paese insomma di un mondo occidentale, ma per alcuni versi ci sono alcune famiglie, molte famiglie, anzi diremo soprattutto negli ultimi anni, che vivono a livelli di terzo mondo, questo sì, ricordiamo. Ed è un'emergenza che è stata sottolineata a più riprese anche dal nuovo governo greco. Devo dire che queste misure per affrontare la crisi umanitaria sono nella lettera. All'inizio della lettera, tra l'altro. Sì, e sono... L'unico punto interrogativo è dove verranno trovati i fondi, perché è importante sottolineare che nella lettera il governo greco dice che queste misure, il cui impatto viene stimato intorno ai 2 miliardi di euro, il cui costo viene stimato intorno a questa cifra, non avranno alcun impatto, quindi saranno neutrali dal punto di vista della finanza pubblica. Quindi questo significa che il governo greco sta pensando di trovare le risorse altrove, potrebbe essere dalla lotta all'evasione fiscale, potrebbe essere da nuove misure per facilitare il pagamento degli arretrati di greci che hanno debiti con il fisco e non sono riusciti a ripagarli fino adesso, o non hanno voluto ripagarli fino adesso. Quindi devo dire che l'assenza di cifre, l'assenza di numeri è un punto a sfavore, ma del resto è anche normale visto il poco tempo che il governo greco aveva a disposizione. Questo è un altro punto importante, Vincenzo, veramente le tempistiche sono state molto molto brevi, se consideriamo che ci sono state le elezioni il 25 di gennaio. Sì. Questo governo è in carica da meno di un mese, sì. Però bisogna dire che si è dato da fare già dall'inizio, quindi già dal 27, 28, 29 gennaio abbiamo visto comunque sia Tsipras che Varoufakis prima in questi incontri one to one.